Questo problema richiede sostanzialmente la risoluzione di una equivalenza. Dobbiamo convertire 5,515 grammi al centimetro cubo nell'unità del sistema internazionale, ovvero in chilogrammi al metro cubo. Un'equivalenza di densità è sostanzialmente riconducibile a due equivalenze, l'una di massa da grammi a chilogrammi, l'altra di volume da centimetri cubi a metri cubi, che vanno svolte contemporaneamente. Ecco come si presenta la soluzione. 5,515 grammi al centimetro cubo equivalgono a. Il valore numerico viene ripetuto, solo in un secondo tempo verrà preso in considerazione. Dobbiamo convertire i grammi in chilogrammi. È come chiederci un grammo a quanti chilogrammi equivale. Come sappiamo, un grammo è un millesimo di chilo, cioè 10 alla meno 3 chilogrammi. Allo stesso modo, operiamo con i centimetri cubi. Un centimetro cubo, se lo esprimo in metri cubi, come diventa? Beh, qui può essere un po' più difficile, facciamo questo ragionamento. Se avessimo a che fare solo con i centimetri, centi vuol dire 10 alla meno 2, e il metro è invece l'unità di misura, quindi avremmo due passaggi dal centi all'unità di misura, due passaggi da 10. In particolare, essendo questo un passaggio da un'unità più piccola a un'unità più grande, equivarrebbe a 10 alla meno 2 metri. Ma qui abbiamo a che fare con i centimetri cubi, quindi 10 alla meno 2 elevato al cubo diventa 10 alla meno 6 metri cubi. La soluzione dunque diventa 5,515. 10 alla terza diviso 10 alla meno 6 equivale a 10 alla più 3 chilogrammi al metro cubo. Possiamo lasciare espressa in questo modo la soluzione oppure, scrivendola nella forma decimale, 5515 chilogrammi al metro cubo. Ancora una volta si conferma la trasformazione che abbiamo già più volte incontrato sul fatto che nel passare da grammi al centimetro cubo a chilogrammi al metro cubo bisogna applicare un fattore 1000, in questo caso bisogna moltiplicare per 1000.